europea a 20 anni dalle manifestazioni, dalle mobilitazioni di Genova del 2001. Come sapete, quel movimento, quel grande movimento di lotta che fu il movimento altermondialista, è stato sconfitto. E che è stato sconfitto lo vediamo da alcuni dati inequivocabili. Il pianeta sta andando verso la distruzione. Il cambio climatico sta devastando le condizioni di vita delle persone e le giovani generazioni vedono a rischio la possibilità di vivere decentemente sul pianeta. Nello stesso tempo, la concorrenza sfrenata su scala globale sta continuando a peggiorare le condizioni nei rapporti tra i popoli e vediamo di nuovo affacciarsi il rischio della guerra. Si parla correntemente di possibilità di guerra per arrivare a rimettere ordine in questo mondo disordinato. Ma senza che ci sia bisogno di avere la guerra, noi siamo concretamente in una condizione in cui il razzismo dilaga, in particolare nei paesi del nord del mondo. I paesi più ricchi vedono dei fenomeni di degenerazione in cui la difesa della propria condizione si salda di nuovo con elementi di razzismo. Da ultimo potremmo segnalare come elemento di barbarie incredibile che di fronte a una pandemia come quella del Covid, che si è sviluppata perché attraverso la devastazione dell'ambiente siamo arrivati addirittura al fatto che un virus ha fatto un salto di specie, dai pipistrelli agli umani, e che ha prodotto una pandemia pesante come il Covid, nemmeno di fronte a una pandemia di questa pesantezza si è riusciti ad avere un'azione comune per trovare il vaccino e per garantire a tutti gli umani il vaccino. Siamo in una condizione folle in cui sono le multinazionali finanziate dagli stati che brevettano i vaccini e decidono a chi darli e al prezzo a cui darli. Questa è la barbarie sulla barbarie. Ecco, tutti questi segnali, il razzismo, la tendenza alla guerra, il fatto che la salute degli umani non è tutelata, ma anzi le multinazionali fanno affari sulla salute degli umani, del genere umano, addirittura in una situazione come quella della pandemia, oppure lo sfruttamento del lavoro, la disoccupazione, la precarietà del lavoro, sono tutti segnali che il movimento che 20 anni fa a Genova aveva espresso quella forza, quel movimento ha perso. E ha vinto il neoliberismo, solo che il neoliberismo sta portando al pianeta al disastro. E allora noi pensiamo, come sinistra europea, che a 20 anni dal grande movimento di Genova si tratti di ripensare come tessere i fili per costruire un grande movimento mondiale che sia in grado di porre il problema della alternativa, perché è del tutto evidente che oggi non basta opporsi a questa situazione catastrofica in cui il capitalismo ci ha portato. Oggi il problema è costruire concretamente un'alternativa. Noi pensiamo che ci siano molte risorse umane, sociali, culturali, del mondo del lavoro, del mondo dell'ambientalismo oggi presenti e pensiamo che bisogna fare leva su questa soggettività, su questa forza che viene dal basso per costruire un'alternativa. Penso al movimento delle donne, che è un fenomeno globale oramai da anni e che continua anno dopo anno, diciamo così, a manifestare la sua soggettività. Penso al movimento antirazzista negli Stati Uniti e in generale al movimento progressista negli Stati Uniti. Penso all'America Latina, dove nonostante le pressioni potentissime, il colpo di Stato bianco in Brasile
che c'è stato, il colpo di Stato 2 anni fa in Bolivia. Nonostante questo, in America Latina continuiamo a vedere un fenomeno forte sul piano popolare. Pensiamo alle ultime elezioni in Perù, per non avere che un esempio. Così come pensiamo a Friday for Future, un movimento generazionale che ha posto il problema del cambio climatico, ponendo seriamente il problema del cambiamento. Ho citato solo alcune cose, ma l'ho fatto per sottolineare come la situazione non sia pacificata. Non siamo in una situazione, diciamo così, di assenza di movimenti sociali. Siamo in una situazione in cui è difficile trovare un elemento di unità tra i diversi movimenti ed è difficile riuscire a farlo su scala globale. Allora, la discussione che vogliamo fare questa sera va proprio in questa direzione, e cioè interrogarci dentro il tempo della barbarie e della crisi che produce il neoliberismo, dentro questa crisi del neoliberismo che aggrava la situazione, quali sono le strade possibili per costruire un'alternativa e per costruire una mobilitazione globale? Lo discutiamo questa sera con i nostri ospiti e per prima darò la parola a Judith Delheim, che è della Fondazione Rosa Luxemburg e ricercatrice nella Fondazione Rosa Luxemburg, dirigente della Linke, di Linke, responsabile del gruppo di coordinamento economico e del, diciamo così, del comitato direttivo Euromemorandum. Per cui darò subito la parola a Judith, che ringrazio moltissimo di essere qui, rappresenta ovviamente anche Transform, e sentiremo cosa ci dice dal suo osservatorio su questo tema della costruzione dell'alternativa. Prego, Judith. Okay, first let me improve. I'm coordinate a working group on economic policy in the Linke. I'm not responsible for the field of economic policy in the fractions and so on. So it concerns a working group of the party. So, okay, thank you for organizing this discussion. Thank you for inviting me. A big thank you to the translators, of course. And while looking at the title of our discussion, The Crisis of Globalization and the Prospects for the Alternative, I would like to bring 5 points to the table. First, I question the thesis about a crisis of globalization, but want to speak about a changing globalization because I don't see the capitalist oligarchies in a real crisis. The world population is in a multiple crisis: a food, water, health, energy, resource, ecological care, political crisis. In a global societal reproduction crisis. The cyclical crisis and structural crisis are going on, and without any globalized danger for the capitalist mode of production. I would like to remind that in the 1980s, the mainstream publicly started to use the term globalization. Many economists had already observed a faster rise of foreign investment in relation to international trade, and increasing relative independence of rising financial markets, and expansion of business processes remaining within the bounds of one corporation with branches in different countries, and increasing use of modern information and communication technologies, a new mode of general business strategy, primarily relying on flexibilization, an ongoing process of simultaneous liberation, commercialization, and privatization of economic processes,
To the detriment of the public sphere and the state in its role as a grantor of public services, not as an organizer of militarization, repression, free trade, and investment protection. And of course, the economists observed an increasing role of transnational corporations in the national and world economy and in intensification of global competition. These processes are going on. Already in the 1960s, in the face of an emerging new international division of labor, theories of globalization had been formulated. The US and the European ex-colonial powers had found new strategies to subordinate former colonies and semi-colonies, especially by imposing transfers of cheap resources and knowledge from them. The big globalizing forces have been active in the Cold War in order to destabilize the Soviet bloc in the confrontative system competition. The very boundaries of global ecological sustainability were beginning to be systematically exceeded. So my second point, it means globalization is the globalized primary and secondary exploitation of people by globalized capitalist oligarchies, what means increasing global problems and violence, especially problems related to natural living conditions, health, peace. But what has economically really changed? Global trade had slowed down already before the COVID-19 crisis, since the global financial crisis. The US and China have ramped up tariff rates to reduce imports. Supply chains have stagnated, and the growth to investments related to these supply chains has lost pace. The World Trade Organization predicts good trade to drop by 13 to 32% the course of COVID-19 crisis. Service, ideas, data, information, and research and development are increasing, shaping global commerce. Services trade now represents 25% of total trade, and it has been growing faster than goods trade for several years. Knowledge diffusion has significantly grown, and multilateral firms are dramatically expanding their efforts to build new research and development hubs globally. Global data flows and have grown exponentially. The world is still facing many cross-border connections, what works in more different ways than before. It means globalization is becoming more immaterial and non-physical and digital. I can show you some slides when you want after my presentation, because I think it would be connected with problems to do it now. While a certain protectionism, active political sanctionism, and trade wars are going on, globalization is likely to remain vitally strong, neoliberal globalization. But the global actors are changing, what explains the specific anti-China and anti-Russia sanctionism. China has been regarded as a rival by the US and its partners, above all in NATO and EU. It should not gain from globalization like the US and the EU and the well-minded partners. Even military conceptions, including attacks against China, are on the table, only to stop the economic rise of China, to protect the power, the role of capitalist oligarchies from the US and the EU, especially where they are based. Third point,
The left lost two big historic chances to change the world. After the end of the so-called state socialism, the majority of the population thought, now we can enjoy a world without this militarization, and we could use the former military spending for doing something reasonable. We lost this chance. And with the beginning of the global financial crisis, large parts of the population, maybe the majority of the population, was thinking about the stupid financialization and the stupid liberalization of financial markets, and that the mode of production could be a very different and another one, and we were also not able to use this chance. Now we are losing a third big chance, orienting the mind and activities of normal people on health, natural living conditions, the commons, as the basis for a life in dignity, and so, of course, on peace. Fourth, so we have to discuss about the reasons for our weakness, and Gaby Zimmer started doing so on Monday. Especially, we should discuss about our inability to permanently and collectively analyze our conditions for political action, especially for being solidarity with actors being in deciding struggles like Syriza was in 2015. Because this deficit of collective analysis, we suffer from the deficit of political strategies, and finally from a deficit of political actions. And my last point, peace and health, human rights, now especially vaccination, fighting global warming, and countering the loss of biodiversity and the intellectual property rights, a solidarity-based support for local producers of food and renewable energy, a democratic appropriation of commons goods can be affirmed to be the main pillars of political strategies to overcome this situation we are facing now. Of course, overcoming by struggling against capitalist oligarchies, by bringing together radically democratic political forces with different social, ethnic, cultural, and political backgrounds as an opportunity for a renewal of criticizing globalization in the perspective of a renewed ultra-globalization movement. Of course, Guinea 2021 and the COP26 in November could be good opportunities for new attempts to come together and to try to relaunch a new ultra-globalization movement. Thank you, especially for translation. Grazie a Judith per le sue riflessioni. E adesso la parola a Caterina Anastasio di Transform Greca, che ci parlerà, e dopo Caterina Riccardo Petrella, che ci ha raggiunto e che salutiamo. Prego Caterina. Yes. Hello Paolo and hello everyone. Thanks. Sorry, there was a little bit of a time difference there. Thank you very much for the invitation. It's nice to see you all. Yes, I mean, you did pretty much lay down a very good analysis of the problem. We have on the one side a globalized economy that works to serve profits of a few people. We have globalized problems like the climate change, like now the pandemic and the situation we live in. But at the same time, we have border walls, militarization, and more divisions within society.
20 years after Genova, movements have had their moments. We had the anti-austerity movement during the years where Greece was under enormous pressure. We had the refugee solidarity movement later on when 1.5 million Syrians were fleeing war. But at the same time, we had counter-revolutions, we could call them, or counter-insurgencies by far-right political parties in Europe that managed to dominate the political discussion. And not only the political discussion we have in parliaments, but also the political discussion happening in society. One of the main challenges we have right now, and Paolo, you mentioned it in a way, is that Europe is not only getting militarized or solemnly a place for the privileged. At the same time, Europe is becoming even more structurally racist than it was. Right now, we live in a union of nation states, where the stronger nations have more to say about the future of our continent. And this union has barricaded itself in a fortress that is surveilled by military, by Frontex, in order to safeguard the privilege of white Europeans. Europe doesn't want to become less white. People are dying. And we're talking about thousands of people dying at the borders on the way to our continent. At the same time, the same European Union lives with an inner contradiction, because when it comes to when it becomes useful for its international agenda, meaning now the international agenda of the European capital, Europe is the first to condemn violations of human rights. Right now, Frontex is under scrutiny, even from within the European institutions. So we propagate human rights, and at the same time, we violate them in our very borders. I do think, though, that there is hope, there is hope if we put out the right questions. For me personally, as you know, I'm 38 years old. The alter-globalization movement was the space in which I was politicized. There are things happening. There are people learning how to take again their fate in their hands. And we see it in the everyday revolts and protests that are happening all around the world. There were strikes within the last 5 years of 20 million people in India. Now in South Africa, the social inequalities are expressed with rage on the streets. Like Paolo also said, we have the new movements in Latin America. And in Europe, on our side, we have a lot of work to do. I think there is, you probably saw it on the news 2-3 days ago, one of the richest men in the world decided to shoot himself up in the stars just to have fun and be a person that exited the atmosphere. He spent about 14 billion euros for this, while all of the planet is left in its, the popular classes in the planet are left alone with a pandemic. They don't get the right information, they don't have access to medicine, there's still patents on the vaccines. We fight about it, but we have to find also new ways to discuss about it. In Transform, at least, we have tried to explore the interlink of struggles, how struggles intertwined. And for example, when we talk about peace, militarization, and the weapon industry, it's pretty clear that it also concerns the environmental struggles. You cannot fight against climate change or biological degradation if you don't want to stop the weapon industry, because this is the greatest polluter on the planet and the greatest waste of resources. And I think the key for a future is to find a way to discuss with the society, because the rage is there. When this new trip on the moon started 2 days ago by Brayson, I became aware of a poem of Jill Heron Scott,
in the 70s, no, in the middle of the space race back then. He wrote down, "I cannot pay my doctor's bills," and Whitey is on the moon. The white person is on the moon. And I'm pretty sure that the majority of the planet feels like this. So we have to find a way to interlink struggles. I think the role also of the left in Europe, not only the European Left Party, is to find ways to stop, everyone somehow, we have to stop these monothematic struggles. We have to find ways to work together because everything is connected. It is, maybe it's a little bit kitsch, but I will do it anyway because it's a nice quote. There is another quote by Murray Bookchin who said it's quite easier. It's as easy to persuade a capitalist to stop a capitalist growth as it is to stop a person from breathing. So capitalism cannot find a way out of the climate crisis. Capitalism cannot find a way out of a horrible or labor conditions because the whole system is based on exploitation. And I think what we need and what had happened also in Geneva is to find the right language to be able to communicate with the people. The rage is there, the understanding is there. And I'm pretty sure if we work together strongly in moments like you suggested, for example, the COP26, but also in our everyday lives, in our cities, our municipalities, our countries, and also beyond that, then we will manage to fight against this movement. I think for now, this would be it. And I'm quite keen to listen to Ricardo. Yeah. Grazie Caterina. E adesso la parola a Riccardo Petrella per il suo intervento. Prego Riccardo. Sì, bonsoir à tout le monde. Merci de me permettre de participer à cet événement important. Donc, j'apprécie beaucoup l'invitation et je vais essayer de faire de mon mieux pour apporter une petite contribution au choix des choses à faire. Je voudrais répondre effectivement à la question de Paolo. Il dit comment concrètement réaliser l'alternative. Ma réponse sera bien entendu très réduisante, restrictive, parce que je pense qu'on ne peut pas répondre à sa question en disant qu'il faut agir dans tous les domaines, il faut des priorités et il faut effectivement des alternatives. Ma proposition, c'est de dire que nous devons bâtir une action globalisée à travers toute une série d'alliances avec d'autres mouvements autour d'un changement de l'agenda du langage des dominants, en opposition à la prétendue idéologie de la connaissance de la vie et du fonctionnement du monde. En effet, il me semble qu'il y a trois perspectives à étudier, analyser, qui sont d'un côté les biens communs. Les dominants ont tout privatisé. Ont tout marchandisé, il n'y a plus de bien commun. Nous n'avons rien au niveau du monde, on n'a rien en commun avec les autres. Les Italiens n'ont rien en commun avec les Russes ou avec les Chinois, les Africains, sauf des paroles. La même chose est même entre les Européens. Depuis 1992, traité de Maastricht, l'Europe a tout privatisé et a même abandonné l'idée de s'appeler communauté européenne, elle n'est plus une communauté européenne, est une union. La deuxième perspective, c'est le public. Les dominants ont privatisé le public. Les dominants ont effacé de la validité permanente, de la légitimité permanente du public, notamment en attaquant l'État. Ils ont privatisé l'État. La monnaie n'est plus un bien commun public. La monnaie est une marchandise. La gouvernance a remplacé le gouvernement. C'est-à-dire que l'État a été discrédité. Bien sûr, il a raison de faire ça, parce qu'il y a des États antidémocratiques, il y a des États corrompus, il y a des États qui ne pensent être au service des privés, etc. Mais le fait est que la perspective du public
e dell'État doit devenir importante parce que c'est là que les dominants ont gagné. Et ils ont gagné sur un troisième chemin possible, que c'est lui des droits universels. Il n'y a plus de droits universels pour les dominants. Il y a certainement accès sur base équitable et à prix abordable. Toute l'agenda des Nations Unies, l'agenda 2015 et maintenant l'agenda 2030, se base sur la théorie légitimante de l'accès de manière équitable et à prix abordable. Il ne parle pas de droit, il ne parle pas de droit, mais d'accès de manière équitable et à prix abordable à l'eau, à la santé, à l'éducation, au logement, et ainsi de suite. C'est ces trois perspectives que nous devons travailler et changer l'agenda des dominants dans ces trois domaines. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale française a approuvé un rapport d'une commission d'enquête spéciale sur l'eau et a approuvé à l'unanimité, l'Assemblée française a approuvé l'idée que l'eau doit être considérée et reconnue comme un bien commun. C'est un bon point. C'est important. Et ce sont nos amis progressistes de gauche qui ont réussi à faire ça en France. Donc, ça signifie que la perspective des biens communs est très ouverte. Elle n'est pas bloquée. Et comment, en revanche, avancer sur trois perspectives? Il faut savoir que les dominants ont gagné de manière forte. Ils ne sont pas en crise de ce point de vue. Les dominants ne sont pas en crise. C'est le monde dominé qui est soumis à être en crise. La santé n'est pas en crise. C'est le gouvernement qui exclut milliards de gens de la santé. Mais il y a plein de vaccins. Et donc, je dirais que comment structurer dans ces trois perspectives, il faut battre deux puissances. La puissance de la technologie. Tout, même nos gouvernements amis, tous nos mouvements politiques, même progressistes et de gauche, ont métabolisé la dominance de la science et de la technologie actuelle. On ne critique pas la technologie, la science, les paradigmes. On critique les effets négatifs de l'usage actuel des technologies. Mais on n'a pas un autre agenda du point de vue sur la science et la technologie. Et ça, la puissance du dominant actuel, c'est qu'il fixe les discours, les narrations, les langages sur la science et la technologie. Et nous suivons. Et cette technologie s'effondre sur un énorme instrument, les brevets. La connaissance est devenue privée, un bien privé. Et leur pouvoir de la technologie, c'est sur deux domaines, le vivant et l'intelligence artificielle. 120 000 brevets privés sur le vivant et sur l'intelligence actuellement caractérisent aujourd'hui la puissance des dominants. Les 8 milliards de gens sont pauvres et faibles parce qu'ils n'ont aucun contrôle sur les vivants et sur l'intelligence artificielle. Nous sommes tous des suiveurs, nous sommes tous des dominés, nous sommes tous des conditionnés. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, nous ne faisons qu'être des esclaves des GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Ils ont le monopole de la connaissance, privé grâce à l'alliance avec les États, qui n'a plus aucune véritable mission publique, sinon celle d'être au service des grandes entreprises oligopolistiques de la connaissance et de la technologie. Et comment font-ils avoir cette puissance? C'est la finance. La finance est la mère de la technologie, parce que s'il n'y a pas le capital mondial destiné à la technologie, la technologie ne sert à rien, elle n'a pas le plus pouvoir. C'est la finance. Et quand vous pensez qu'aujourd'hui, un fonds d'investissement comme
le Black Rock, che è un fonds d'investissement qui gère 8 000 milliards de dollars. BlackRock, c'est la troisième puissance mondiale après les États-Unis et la Chine. En Italie, nous produisons chaque année 2,4 000 milliards de dollars. BlackRock gère 8 000 milliards. L'Allemagne produit 4,1 milliards de dollars. BlackRock gère deux fois plus que le produit intérieur brut de l'Allemagne annuel. Et tous les États sont là. Comment est-il possible que BlackRock ait pu gagner un pouvoir pareil? Mais c'est parce que aussi nous les opposants, les alternatives, on est un peu à côté de la plaque. On les a laissés faire. On a accepté la finance mondiale libre. La finance est le secteur mondial le moins réglé. Vous savez qui a décidé de l'entrée en bourse de l'eau? Ce ne sont pas les États. Ce n'est pas la municipalité de Chicago. Ce n'est pas le gouvernement des États-Unis. Ça a été la Chicago Mercantile Exchange, la bourse de Chicago, toute seule. En toute souveraineté. Et les États n'ont pas réagi. Aujourd'hui, l'eau est en bourse, comme le pétrole, comme l'eau, et aucun État n'a dit un mot, n'a pipé un mot, aucun État. Aucun parti politique véritablement de gauche n'a fait une dénonciation forte de cette décision unilatérale d'un sujet privé et de cette scandaleuse absence de pouvoir public et des pouvoirs des États. On n'a pas dénoncé ça. Il faut battre, donc, se battre pour enlever à la technologie et à la finance l'extrême pouvoir qu'ils ont. Et sur quoi est basé? Est basé sur la connaissance. La finance dit qu'elle connaît tout le monde. Maintenant, avec It's Me, l'application It's Me, la finance connaîtra encore plus le monde de tout le monde, mieux que quiconque, mieux que même the States, the French, the American United States. La finance, ceux qui contrôleront It's Me, Apple et Google, qui seront les trois grands centres de collecte, de distribution des connaissances, auront le pouvoir. J'en viens à la conclusion. Parce qu'il me semble que est un peu logique. Alors, si mon analyse exprimée vraiment de manière très, très, très raccourcie par des slogans, et je vous prie de m'excuser si j'ai dû utiliser des slogans pour raccourcir, ben, si l'analyse est correcte, ben, il faut l'autre agenda, l'alternative, c'est la connaissance. C'est la connaissance à la base du vivant, du brevet sur le vivant. C'est la connaissance à la base des brevets sur l'intelligence artificielle. C'est, il faut avoir, nous, une nouvelle vision, une nouvelle capacité de raconter de manière différente que les dominants, de raconter la connaissance. Et c'est vrai que la connaissance est le début de tout. Et la connaissance détermine le langage. Et le langage détermine les priorités. Détermine les imaginaires des gens. Et les 6-7 milliards de dominés à l'heure actuelle n'ont aucune capacité de réfléchir avec d'autres mots, d'autres langages. Parce que nous aussi, souvent, nous aussi, de la force de gauche, nous avons un peu affaibli, nous nous sommes affaiblis de ce point de vue. On a laissé l'espace totalement ouvert aux dominants de définir ce que la science. C'est que la connaissance, c'est qui importe comme connaissance. Voilà, j'espère que peut-être on va mettre ensemble un petit groupe qui va travailler sur ces questions pour essayer de voir quelles sont les pistes après concrètes. Et c'est concret, parce que par exemple, l'autre domaine qui découle de tout ça, par exemple, l'oubli du droit universel, des droits universels, eh bien, le 28 juillet, ben, ça fait 11 ans que l'ONU a déclaré les droits universels à l'eau. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ben, nous acceptons nous-mêmes qu'on accepte
l'accès à la vie, au vaccin, ça s'efface comme accès de manière équitable à prix abordable au vaccin. Et on a perdu. Dès qu'on a accepté ça, on a perdu la bataille pour la santé par rapport à COVID-19. Mais je crois que pas mal d'occasions sont là. Il nous appartient d'avoir aussi cette intelligence. Tant qu'on aura l'envie de se battre pour les droits, on aura la capacité d'inventer aussi les modalités de les défendre. Merci beaucoup. Bien, merci Riccardo Petrella. Grazie Riccardo Petrella. Questa suggestione sulla costruzione di un'altra agenda a partire dal tema della conoscenza mi pare fondamentale. La parola adesso a Vittorio Agnoletto, che ci ha raggiunto. Vittorio Agnoletto è stato il portavoce del Genova Social Forum 20 anni fa e in questi 20 anni ha lavorato come medico e nei movimenti e ha continuato a costruire. Oggi coordina in Italia la campagna per il vaccino come bene comune, la campagna europea che abbiamo fatto, e Vittorio la coordina in Italia. Quindi la parola a Vittorio Agnoletto, e prego Vittorio, se ci sente, devi attaccare l'audio, il video anche. Vittorio, prova a parlare. Non sento. Vittorio, non so se tu mi senti, adesso hai sia il video che l'audio chiusi. Adesso l'audio aperto, prova. Non sento nulla. Forse, eccoci, ci siamo. Voi mi sentite? Adesso sì, a posto. Mi sentite? Perfetto. Adesso sì, vai. Io non sento Paolo. Vai, vai. Ok, allora, scusate ma di colpo è scomparsa la voce, quindi io non vi sentivo, però se voi mi sentite il problema è risolto. Allora intanto grazie moltissimo per questa opportunità e per un incontro che mi sembra estremamente importante. Io vi sto parlando da Genova, dove proprio stasera iniziano gli incontri e i dibattiti in occasione del ventennale del G8 del 2001. Non è un'occasione per commemorare, per guardare indietro, è un'occasione per cercare insieme ai movimenti italiani, europei e di tutto il mondo, perché il 20 vi sarà una sessione webinar con movimenti di tutti i continenti, per cercare di guardare in avanti. Che cosa possiamo costruire per modificare questo modello di sviluppo e per dare un futuro al pianeta? La prima cosa che vorrei dire è che è veramente impressionante riguardare in questi giorni i temi che avevamo sollevato 20 anni fa e scoprire la loro enorme attualità. Faccio degli esempi. Noi allora dicevamo: non è accettabile una divisione della ricchezza per cui il 20% della popolazione mondiale controlla l'80% della ricchezza. Bene, i dati di Credit Suisse, quindi non del movimento, usciti pochi giorni fa, dicono che nel 2021 il 12% della popolazione mondiale possiede l'85% della ricchezza. Ma il dato più drammatico
è che il 55% della popolazione mondiale possiede l'1,3% della ricchezza. L'1,3% è un dato incredibile ed estremamente peggiorato rispetto a quello che avevamo 20 anni fa. Noi poi 20 anni fa dicevamo attenzione, proprio nella seduta di apertura del Forum di Genova, guardate che se andiamo avanti con un modello dove la finanza e la speculazione finanziaria dominerà sull'economia reale, andremo incontro a una delle più grandi crisi economiche e sociali che l'Europa abbia mai avuto dal dopoguerra in poi. Ed è quello che abbiamo sperimentato tra il 2007 e il 2009. Non solo, proprio nella sessione di apertura, Valden Bell, economista delle Filippine, diceva: se andranno avanti un modello di sfruttamento di ogni centimetro quadrato del pianeta, un modello energivoro, produrremo cambiamenti climatici destinati a cancellare alcune zone del pianeta e a produrre per processi migratori. Ed è quello che è avvenuto. Nel 2004 abbiamo avuto lo tsunami e poi tutto quello che ne è conseguito fino adesso. Per non parlare della vicenda legata ai migranti, noi stiamo parlando, ma nel frattempo il Mar Mediterraneo continua ad essere un grande cimitero collettivo. Avevamo ragione, ma non ci hanno ascoltato. E la pandemia attuale non è qualcosa che cade dal cielo, ma è il prodotto di questo modello di sviluppo che attraverso la deforestazione massiva, gli allevamenti intensivi, abbatte la separazione tra le specie, produce zoonosi e quindi il salto dell'agente infettivo dagli animali agli esseri umani. Ma è un prodotto di questo modello di sviluppo e noi ormai sappiamo che lo possiamo chiamare sindemia perché l'azione del virus si intreccia con le condizioni sociali di povertà economica, di povertà culturale e gli effetti allora poi di questa pandemia sono diversi rispetto ai diversi settori sociali. Genova però non era un'esperienza isolata. Lo sapete meglio di me, faceva parte del grande movimento dei forum sociali mondiali che aveva come parola d'ordine un altro mondo è possibile. La capacità di quei movimenti di costruire alleanze trasversali che superassero divisioni che rimandavano ad anni indietro. Non dimentichiamoci che, per esempio, l'appello per il Forum Sociale Mondiale di Porto Alegre fu lanciato dai Senterra, dalla CUT, ma anche dalla Pastorale del Lavoro della Chiesa Cattolica, per esempio. E il Genoa Social Forum in Italia riuscì a raccogliere un arco che andava dai centri sociali fino ai missionari. Abbiamo fatto paura e il potere ha dimostrato, e non solo in quell'occasione, e parlo del potere europeo, delle nostre democrazie liberali, che quando si mette in discussione il potere, i nostri governi, delle regole democratiche, delle leggi e delle costituzioni se ne fregano altamente e non c'è alcun freno alla repressione. Noi oggi abbiamo l'assoluta necessità, certo, di fare analisi, certo di discutere, di imparare, di informarci, ma abbiamo la necessità di costruire movimenti e progetti concreti in grado di lavorare per trasformare il presente. Partiamo anche semplicemente dalla vicenda dei vaccini. Quello che sta avvenendo adesso è spaventoso. 7 miliardi e 800 milioni di persone hanno il loro destino affidato alle mani, alla testa
di un numero limitatissimo di consigli di amministrazione delle grandi aziende farmaceutiche, che possono decidere il destino dell'umanità. E di fronte alla richiesta di India e Sudafrica di una moratoria, c'è una disponibilità almeno di principio degli Stati Uniti, della Russia e della Cina, ma c'è una chiusura rigida da parte dell'Unione Europea. E l'Unione Europea è fatta da quegli stessi governi che oggi stanno chiedendo alle popolazioni di fare grandi sacrifici. Stanno chiedendo di utilizzare il Green Pass come possibilità di accedere o di non accedere a alcuni incontri ed alcuni spazi. Non c'è dubbio che è importante la difesa della sanità pubblica, ma non stanno difendendo la sanità pubblica, non stanno difendendo la nostra vita. Perché se da qui a qualche settimana si diffonde un'altra variante del virus, per esempio la variante Epsilon, molto più aggressiva, rispetto alla quale gli attuali vaccini possono fare molto poco, allora anche il Green Pass diventa qualcosa che non serve. E allora l'unico modo per fermare la pandemia è quello di rendere disponibili nel minor tempo possibile e in tutto il mondo i vaccini, di superare i brevetti. Ma il fatto che l'Unione Europea, la Commissione Europea e i nostri governi si oppongano concretamente significa che abbandonano i cittadini e le cittadine europee al loro destino, ci rendono indifesi. Non è solo un problema di solidarietà con chi abita in altre parti del mondo. Si tratta di difendere dei diritti, la moratoria, e di rifiutare invece una logica dell'elemosina. Ma partendo da qua, io credo che dobbiamo costruire ponti tra i diversi movimenti. Penso a Black Lives Matter e a tutto il movimento antirazzista, al movimento di solidarietà con i migranti, al movimento ambientalista, che certo in termini di immagine sui media è conosciuto con Fridays for Future, ma è molto più articolato terreno per terreno, località per località. Penso a MeToo e tutte le battaglie sui diritti delle donne, i diritti di genere. Io credo che, come è avvenuto 20 anni fa, dobbiamo avere la consapevolezza che nessuno da solo può vincere. I nostri avversari sono gli stessi, sono le grandi corporation, sono l'Organizzazione Mondiale del Commercio, le politiche della Banca Mondiale, del Fondo Monetario, le scelte del G20. Allora qui c'è la necessità di ricostruire un movimento globale. Solo che una volta noi dicevamo un altro mondo è possibile. Oggi dobbiamo dire un altro mondo è urgentemente necessario. Ma anche movimenti da soli non sono sufficienti se non c'è anche un'ipotesi politica larga, variegata, ma è un'ipotesi politica capace di prospettare un'alternativa al neoliberismo. E la pandemia ha dimostrato il fallimento totale del neoliberismo. Ha dimostrato che il neoliberismo non è in grado di garantire un futuro all'umanità. Ed infatti hanno lavorato per decenni per dire che tutte le strutture pubbliche non servivano più a nulla, che andavano smantellate, che lo Stato doveva ritirarsi dall'economia. Hanno lavorato per mettere la parità di bilancio nelle nostre costituzioni, ma hanno dovuto loro stessi prendere atto del fallimento. Hanno dovuto fare un piano Marshall, chiedere allo Stato di intervenire pubblicamente, di intervenire direttamente nell'economia dopo aver lavorato per decenni per sbatterlo fuori. Ovviamente gli stati però intervengono nell'economia con la solita logica delle grandi opere, della distruzione della natura, della costruzione del profitto. Allora qui serve un'ipotesi politica che miri a una cosa molto semplice, a dare un futuro al pianeta. Ed è per questo che abbiamo scelto
di tornare a Genova con uno slogan molto semplice: voi la malattia, noi la cura del pianeta, la cura delle specie, la cura degli esseri umani e anche la cura di ciascuno di noi. La pandemia è una cartina di tornasole che ci dimostra che nessuno può farcela da solo. E va anche in questo senso la raccolta di firme Nessun Profitto sulla pandemia, diritto alla cura, che stiamo realizzando in Europa per arrivare a 1 milione di firme. È uno strumento istituzionale che obbliga poi la Commissione europea, quando arriveremo al 1 milione di firme, a confrontarsi direttamente con le nostre proposte, a portarle nel dibattito politico, ma è uno strumento politico attuale che serve anche per cercare di spiegare le situazioni, di costruire e di creare consenso. Un'ultima cosa vorrei dire. Credo che tutti noi dobbiamo avere anche una grande preoccupazione, perché lo scenario che noi troveremo in autunno sarà uno scenario tremendo sul piano sociale. Distruzione dei collettivi, dei contratti di lavoro nazionale, precarizzazione, disoccupazione, e si creeranno delle tensioni sociali alle quali i governi risponderanno con l'uso della forza. E le alternative per la popolazione, per i deboli, per i ceti popolari, sono semplicemente due: o c'è la convinzione che usciamo da questa situazione insieme, che possiamo costruire un mondo dove c'è posto per tutti, o se non c'è questa ipotesi, se non riusciamo a costruire questa alternativa, allora l'unica alternativa che si presenta ai loro occhi è quella dei populismi, è quella del vinco io se ti pesto i piedi, vinco io se faccio fuori quello che mi sta di fianco. Noi sappiamo che i populismi non sono in grado di offrire un futuro né al pianeta né ai paesi europei, e che sono destinati poi a confliggere uno con l'altro, ma presentano l'idea delle ricette veloci, immediate. Se non posso vincere contro il gruppo dei potenti, allora cercherò di entrare io tra i potenti. E le scelte della socialdemocrazia e dei centrosinistra europei di chiusura totale verso i movimenti, verso le nostre istanze, hanno aperto la porta, hanno spalancato la strada allo sviluppo di questi populismi. Ecco, questa invece è la grande sfida. Noi, i nostri contenuti, il lavoro che stiamo facendo è l'unica reale alternativa politica sulla quale oggi i cittadini europei, ma io credo che se costruiamo delle alleanze intercontinentali, i cittadini del mondo e le cittadine del mondo possono contare. Grazie Vittorio, che ci ha ricordato ulteriormente la campagna Right to Cure. Per Vittorio, devi staccare il microfono. E la campagna Right to Cure, a cui partecipa anche il Partito della Sinistra Europea e che vi invitiamo a sottoscrivere. Dobbiamo raccogliere 1 milione di firme, abbiamo ancora 8 mesi per farlo ed è importantissimo far sì che questa iniziativa dei cittadini possa arrivare ad obbligare la Commissione Europea a pronunciarsi in un senso positivo su questo terreno. Voglio cogliere la possibilità di fare un secondo giro più breve del primo, lo dico in particolare a Riccardo, che tende a, nonostante stia da tanti anni in Belgio, a mantenere dei tempi italiani negli interventi, ma un secondo giro più breve vi vorrei porre alcune questioni. La prima, Vittorio Agnoletto ci diceva c'è bisogno per costruire un'alternativa di un'alternativa politica, perché di fronte al liberismo e alla sua crisi il rischio è che l'unica alternativa percepita come tale sia quella delle destre, dei fascismi, dei populismi, dei razzisti. Allora la prima domanda è questa: in America Latina sono stati in grado i compagni e le compagne di costruire alternative politiche al liberismo? Negli Stati Uniti, attorno a Bernie Sanders, c'è stato un significativo elemento di costruzione sociale e politica di alternativa.
in Europa abbiamo delle difficoltà a riuscire ad allargare a sufficienza questo. Vi chiederei di fare un ragionamento su questo nodo, perché la situazione non è la stessa in tutto il mondo, non è uguale in tutto il mondo, e per certi versi in Europa siamo in uno tra i posti dove siamo più deboli come sinistra. E quindi è utile ragionare, detto poi da me che sono un italiano, diciamo ragionare su questo nodo, sentire le vostre opinioni. Quindi questa è la prima cosa. Come si può costruire un percorso per un'alternativa complessiva alla crisi del liberismo? Seconda considerazione. Caterina diceva, metteva al centro il tema dell'interconnessione, e io penso che sia fondamentale. C'è una difficoltà a unire i movimenti. Io mi sono fatto un'idea che vi propongo, ed è che l'ideologia che ha un peso enorme per impedire l'unità dei movimenti, per mettere gli uni contro gli altri, è l'ideologia della scarsità. Sono 30 anni che ci dicono che c'è la scarsità e quindi che bisogna concorrere più duramente per riuscire a vincere, perché altrimenti si finisce sotto, che bisogna impedire agli immigrati di arrivare in Europa, perché non ce n'è per tutti, c'è la scarsità, non ce n'è per tutti, non possiamo mica accogliere tutti. E adesso sul tema della scarsità viene motivata anche l'idea da parte degli Stati Uniti che si possa arrivare a confliggere con la Cina. Perché? Perché c'è bisogno delle terre rare, c'è bisogno del litio, c'è bisogno delle terre coltivabili, c'è bisogno dell'acqua potabile, e se non ce n'è per tutti, il più forte se l'accapara. Allora, la mia opinione è che il tema della scarsità economica sia completamente falso. L'umanità non è mai stata così ricca. Non ha mai avuto una possibilità di produrre così tanta ricchezza come oggi. Il fare capire che il problema non è la scarsità, ma la cattiva distribuzione della ricchezza, a me pare essere il punto fondamentale per porci l'obiettivo di superare la guerra tra i poveri, e cioè di costruire interconnessioni tra i diversi pezzi. Cioè per riuscire a connettere le diverse lotte è assolutamente necessario rompere con l'idea che la scarsità impedisce, la scarsità economica impedisce la fratellanza, impedisce la cooperazione e obblighi alla guerra e alla concorrenza. Non è vero, ma vi chiedo su cosa pensate su questo. E la terza considerazione è che a me pare che l'idea che ci ha proposto Riccardo Petrella, e cioè della necessità di non inseguire le agende dei G7, G8, G20, cioè di non inseguire le agende altrui, ma di costruire una nostra agenda, costruire un'altra agenda, che parta dal tema della conoscenza, cioè della necessità di socializzare la conoscenza e di impedire l'appropriazione della conoscenza come avviene invece oggi, di impedire la concentrazione nei potentati economici e finanziari della conoscenza, ma invece di costruire la conoscenza come bene comune. A me pare che questa sia un'idea importante, e sicuramente se vogliamo fare una battaglia efficace contro il cambio climatico, avremo la COP 26 all'inizio di novembre su questo, il tema della conoscenza è decisivo. E allora queste tre cose vi volevo chiedere brevemente, di dire la vostra, come costruire dei percorsi anche politici di alternativa qui in Europa, dove stiamo discutendo. Secondo, non pensate che per riuscire a costruire unità, interconnessione tra i movimenti, non sia necessario rompere con quest'idea della scarsità economica
che ha colonizzato la testa della gente e li mette una contro l'altro. Terzo, se siete d'accordo con la proposta che avanzava Riccardo Petrella di provare a costruire una nostra agenda, un'altra agenda, sul tema della centralità della conoscenza come elemento fondamentale per dare uno sbocco positivo alla barbarie che oggi l'umanità rischia di vivere. Darei la parola di nuovo nello stesso ordine di prima e quindi Judith, se ha voglia di dirci la sua, e poi Caterina, Riccardo e per finire Vittorio. Prego Judith. Okay, thank you for the contributions. It was interesting for me to hear that in principle we share the approach, but maybe that there is a small difference between us, or it is only a problem in communication. Because I think the challenge is not to invent something, but to develop something together with the existing and already working social movements and left political actors. So, and when we look what they are doing, then they do the right things, but we are too weak and we are to less. So the question is how to support this vaccination campaign, and especially the campaign of Fridays for Future and the peace campaign and the Commons campaign, and to try to interlink all what we are doing and all the existing movements. And I think in this sense, it is of course enormously important to say that a real consequent human rights movement must be finally anti-capitalistic. Look at the Article 2 in the UN Charter. So we have the sovereignty of the nations and so on. And we have the discussions about changing it. The discussion has a real basis because Kofi Annan was of course extremely shocked by the things which happened, the war, this massacre which happened in Rwanda, and said there is a challenge for the global community not to observe when something terrible is going on within a country. In this sense, we have to find a way to deal together. So, and this approach, what was developed outgoing from human rights, was occupied by the militarists, by the ruling neoliberals, to make clear that, of course, related to China, now we have to use this article, the second article, to discuss different means to intervene into China. This, of course, is extremely dangerous because we had the discussions also in Iraq and in other countries about the so-called humanitarian interventions. So, yeah, what is extremely dangerous. And when we look what during the German EU presidency was made in connection with the opening of this special center in Berlin
where the different NATO partners and EU partners and the ON should find ways how to use civil means to make military means more effective. You see the danger, yeah? And that's why I think only this example shows how important it is to say and to live a consequent socialist movement as a consequent human rights movement. And then, of course, you have not only the Black Lives Matter, what is in the United States, you have in Europe, Roma Lives Matter. Yeah, and you have all the concrete problem, Frontex, the people on the Greek islands, and. So a consequent human rights movement could be intersectionality for solidarity and for common working for cooperation. Scusate, ma stavo cercando di riconnettere Vittorio Agnoletto che non riesce a rientrare. La parola a Caterina e poi vedremo di cercare di recuperare. Don't worry. Thank you all for the contributions. I was also taking some notes also of your questions, Paolo, and I think I can contribute 4 points. All of you said and mentioned the question of property, of private property. And it is clear that it is connected with the patents of the vaccines, with the patents of high technology, with very everyday issues like housing, et cetera, et cetera, et cetera. We need to talk about this, and we need to talk about this and continue talking about this in a radical left way. The problem is, I think, when we talk about billionaires and the accumulation of extreme wealth, the numbers are so big that everyday people have a very difficult time to grasp the difference. We tried an approach in Austria and we calculated how long would an everyday middle wage laborer have to work to become a billionaire. An average person would have to work 32,000 years. At that time, the Neanderthals existed in Europe. 32,000 years. We need again to go back and explain to people that they are expropriated of their lifetime when they are forced into conditions they haven't chosen, when they're forced into conditions where the labor is not paid and where the profits of their labor is only enjoyed by the few. The second point would be the word security, trying to annotate security and unravel security. Capitalism is unethical per se. In the promise of a free market, what it does, it enslaves the masses for the profits of the few. We've talked about it. Same happens when we discuss security, particularly in Europe, for example. Only last September, there was a paper by the European Parliament Research Service listing down the risks for security in Europe. Number two were migrants. Number three was climate change. There is obviously somebody got mixed up their priorities. I mean, just yesterday and the day before, we had hundreds of people dead and missing in Germany, in Belgium, in the Netherlands due to extreme floods. These are everyday people that lost their lives and their properties. When Branson, you remember for sure the last hurricane in Haiti, Branson was there tweeting from his bunker that, oh, there's a typhoon, but we're safe with my family, while thousands of other people died. I'm afraid, actually, I'm sure, and this is why I'm afraid, that we're gonna have a lot of situations like this. Rich people have their bunkers, have their resources, and within the scarcity that is naturally given to this planet, because, you know, metals are limited on Earth.
Fossil resources are limited on Earth. Even nuclear, which I wish for nobody, is limited on Earth. And what this extreme accumulation of capital does is an extreme accumulation of decision power. What happens to these resources that can never be renewed and regained? So we have to start speaking with people like this. We have to be able to explain to them that the super rich in their countries, in Europe, globally, are much more of a security risk for their own lives than some person from a country that is fleeing poverty, fleeing climate change, fleeing war. It cannot be, it is not sane when Europeans living in one of the most privileged areas of the world are more afraid of a person without shoes than they are of the big capitalists that actually are the masters of our common resources. They are the ones that make the decision. So when we demand expropriation, when we demand redistribution, we don't demand a redistribution of money. We demand a redistribution of decision power. We demand agency for the masses. This is the way we have to talk with the people. Third point, technology. I must say, I agree with what has been said, but I am uncomfortable when I follow the discussion about technology within the left as well, because there is this illusion that at some point where the, excuse my language, the shit hits the fan, it's the American way of saying it, technology will magically save us out of this. But this is not the case, because this kind of technology is developed within capitalist relations, and it's developed for profit. By the way, the vaccines, for example, they were not developed financially by the capital, but it was actually public money that helped develop these vaccines. But other technologies that are presented as saviors for the planet, like, I don't know, bioengineering, for example, are extremely dangerous and are not discussed. And what we rather need is to change the mode of consumption. We need to demand global rise of global life standards. We don't need some magical wand that will solve our problems. The problems that we have are not God sent, they're self-made. And we need to change the way we act on this planet. And the last point that I would like to make, and this has to do with anti-racism, and at least the way I see it. You know, I don't remember now if it was Vittorio, I think he was mentioning social democracy before. Social democracy has been dominant in the labor unions for decades. They have completely failed migrant workers. People that think that refugees arrive in Europe with nothing and do nothing are wrong. They're victims of propagated fake news that were almost disseminated in an industrial planned way. What would Italy's agricultural sector be without the workers, without papers, without the sans papier workers? In the middle of the lockdown, Germany, Austria, England were importing care workers from Eastern Europe. What would they have become without those workers? In my opinion, left parties all over Europe are obliged to open their doors to these people because they are workers, even if they don't have voting rights, even if they don't have democratic power, they're workers and they can strike. And this is our weapon, solidarity, strike, and being firm in our principles. I am pessimistic when I think about it's only enough to watch the news to get pessimistic. 50 degrees in Canada. You have a country now where from the summer to the winter, the difference is 100 degrees. Fires everywhere, biotopes irreparably destroyed, climate change, hurricanes in the middle of Austria, war, hunger, thousands of bodies. I mean, it's very difficult to be optimistic in this situation. But on the other hand, I am sure that if we manage to pass the right message to the people, we are the majority.
we have to find new ways to organize. And this means we also have to explore new ways of policies, politics, recognize our mistakes and start again, top down, and we will fail again, and then we will try again. So Genova should stay with us as a message of hope. Perhaps we have lost very important moments the last 20 years. Actually, not perhaps, we did. But there is still hope. There is still hope. And that as soon as we find the right words to communicate these things to the people, I think we will succeed at the end, because there is no other way. You know, the mantra of the neoliberalism was there is no alternative, right? Or the free market that is not free, that is only enslaving you. There is no alternative than being oppressed. We have to say there is no alternative than exiting capitalism. Our role as radical left is not to be the doctors in the bed of capitalism. We know what the problem is, and we have to be very clear, very firm about it. Thanks. Grazie a Caterina. E purtroppo, diciamo, viviamo nell'epoca tecnologica e delle connessioni, ma le connessioni di Riccardo Petrella e di Vittorio Agnoletto non sono magnifiche, perché tutti e due sono caduti dal punto di vista della connessione, e quindi non gli posso dare la parola. Mi dispiace moltissimo e li saluto, e sarà per un'altra volta. E ringrazio quindi Judith e Caterina, che sono invece riuscite a rimanere fino alla fine con la commissione in piedi. E vorrei chiudere questa discussione ricordando che nei prossimi giorni ci saranno a Genova delle iniziative in qualche modo di ritessitura del movimento. Domenica pomeriggio ci sarà la marcia zapatista a Genova. Lunedì pomeriggio in piazza Matteotti l'Assemblea Nazionale dei Movimenti e delle Forze di Alternativa Italiane, e poi martedì ci sarà, a partire dalle 10:30 del mattino, l'Assemblea Internazionale, a cui parteciperà ovviamente anche il Partito della Sinistra Europea, Heinz Birbaum, Natascia, e in modo, diciamo così, da ricostruire un legame che in questi anni molte volte si è disperso. E quindi i prossimi giorni a Genova, domenica, lunedì, martedì, saranno giorni di discussione, e poi martedì pomeriggio, nel pomeriggio, ci ritroveremo in piazza Alimonda, quella piazza che abbiamo ribattezzato piazza Carlo Giuliani, a ricordare l'omicidio di Carlo Giuliani, avvenuto 20 anni fa, che non ha mai avuto la giustizia che doveva avere, anche se la verità è emersa in tutta nettezza. E quindi vi ringraziamo. Vedo apparire Riccardo, che ci è apparso agli schermi, e quindi, visto che so che ha seguito, è riuscito a sentire larga parte della discussione, anche se non lo vedevamo, darei a Riccardo la parola per 5 minuti per reagire alle cose dette e rilanciare magari l'idea che ci ha fatto, e poi chiuderemo. Prego Riccardo. Hai il microfono staccato, devi attaccare il microfono. Ok. Sì, grazie. Grazie per ricordarmi sempre che ho parlato troppo, anche se non ho l'impressione di aver parlato più degli altri, ma ad ogni modo ti voglio bene, quindi accetto. Allora io reagirei sulla tua proposta, che è un punto centrale, quello sulla teoria della scarsità. Il capitalismo è sempre basato sul tentativo di rendere rari i beni che possono essere di alto rendimento. Sempre, sistematicamente, mirano a rarefare i beni che sono ad alto rendimento finanziario. Quindi fa parte della loro cultura, e in effetti fa parte della loro conoscenza, fa parte della strategia concorrente. Vediamo i brevetti ora sui vaccini. Cosa fanno?
Voglio onorare fare l'accesso ai vaccini, anche se ne producono miliardi, parlano sempre di scarsità. E quando gli nostri stati non sono capaci di opporre una spiegazione diversa perché hanno ceduto, dando loro i brevetti, il patrimonio della conoscenza dietro tutta la fabbricazione dei vaccini, il loro uso, eccetera, eccetera, ecco che si trovano in difficoltà. Perché cos'è la scarsità? La scarsità è un racconto sull'uso dei beni che sono redditizi. Anche se i beni sono abbondanti, però cos'è la teoria capitalista? Dice che ci vuole non solo che la rarità o la scarsezza dipende dalla quantità di domanda, ma dipende anche dalla capacità di volere, cioè dire della disponibilità, pagare un prezzo per avere l'accesso. E dominano che le due cose. E tutto il sistema conoscitivo è a favorevole a questa teoria. Ecco che allora non si può, qual è il fondo poi dietro questa teoria scarsità? È la teoria dell'inuguaglianza. La gente non è uguale, per motivi diversi, per ragioni diverse, razza, religione, storia, eccetera. Dietro la teoria della scarsità c'è la teoria dell'inuguaglianza. E noi su questo tema anche dell'inuguaglianza abbiamo accettato la naturalità dell'inuguaglianza fra la gente. Non che il fatto che ci siano delle inuguaglianze, ma il fatto che si consideri che l'inuguaglianza, come per esempio la povertà, una delle espressioni dell'inuguaglianza povertà, sia un fenomeno naturale. E tutti noi crediamo che si nasce poveri, invece la realtà dice che non si nasce poveri, ma si diventa poveri. E tutto il sistema capitalista di esclusione è proprio il sistema di fabbricazione della povertà, perché è basato sul problema che siamo ineguali, meritiamo diversamente il futuro e quindi noi, il nostro sistema di selezione attraverso il prezzo e la possibilità di controllare attraverso la finanza i processi tecnologici che rendono sempre più redditizi quello o quell'altro bene, e tutto insieme va. Per cui l'invocazione all'interpenetrazione delle lotte, dei movimenti è inevitabile, va benissimo. Solo che se ci sbagliamo o non prendiamo l'obiettivo, la vittima, diciamo, buona, e in questo caso è il sistema della conoscenza, non solo l'uso della conoscenza, ma è la concezione della conoscenza. Perché io faccio oggi e premio nell'ambito dei brevetti sull'intelligenza artificiale i brevetti che concernono la capacità visiva dei robot? Perché questo settore è prioritario nell'ambito dell'intelligenza artificiale? Ma perché la priorità è quella di fare i robot soldati. E quindi oggi il potente, il finanziario, trova più fare soldi migliorando i processi della visione dei robot che fare dei robot per gli ospedali. Mentre invece ecco, è tutto questo che noi dobbiamo insieme, attraverso i vari movimenti, e non solamente i movimenti sociali, ma di tutti i continenti, e tocca a noi forse europei e americani, ma lì gli americani sono fuori. A mio parere uno degli ostacoli maggiori alla capacità di trasformare il mondo oggi è il potere degli americani, degli Stati Uniti e dell'intelligenza americana. L'intelligenza americana oggi è quella che domina e che si trova contestata dai cinesi, ora pian piano. Huawei ha 18.000 brevetti nel campo dell'intelligenza artificiale ed è una minaccia per il potere egemonico degli Stati Uniti, per cui faranno la guerra gli Stati Uniti contro la Cina, perché non vorranno mai cedere alla loro leadership. E noi non dobbiamo cascare a dire i cinesi sono colpevoli, no, noi dobbiamo denunciare in maniera forte tutta la mistificazione storica che stanno facendo l'intelligenza americana rispetto alla storia futura, che questa storia futura è per la giovania, l'egemonia, la leadership tecnologica e finanziaria mondiale, e che è su questo che dobbiamo concentrare i nostri sforzi, e così aiuteremo anche gli africani
insieme e aiuteremo anche quelli dell'America Latina e gli asiatici insieme. Mi sembra che lì è il punto cruciale. Grazie e spero di aver parlato molto. Grazie a Riccardo. Grazie a te. Che ovviamente dà una percezione di parlare molto perché dice cose molto interessanti e quindi è una densità di comunicazione che produce una piegatura della curva spazio-temporale. Questo è il punto vero. Credo che possiamo chiudere questo dibattito, che spero sia stato interessante per tutti voi. Direi questo. Dobbiamo fare una battaglia per chiarire che non c'è nessuna scarsità economica, perché la scarsità economica è un argomento che usano per proporci l'ineguaglianza e la guerra tra i poveri, ma non c'è scarsità economica, c'è ricchezza. Invece c'è scarsità delle materie prime, c'è scarsità della natura. La terra è una sola, non la dobbiamo né possiamo sfruttare come stiamo facendo, perché questo distrugge la possibilità della vita sulla terra. E quindi c'è scarsità della natura che va rispettata. Non c'è scarsità economica, ma c'è scarsità delle materie. Terzo, che il punto decisivo di scontro è sulla conoscenza, perché la conoscenza è potere. E chi ha la conoscenza oggi ha il potere ed è in grado di dominare gli altri. E quindi la battaglia per la socializzazione della conoscenza, che se ci pensate è una produzione umana senza materie prime, perché la conoscenza pura non richiede materie fisiche, richiede lo sviluppo della capacità conoscitiva, questa va socializzata. E allora mi pare che qui si delinei una possibile battaglia comune che può essere un punto di intersezione tra i diversi movimenti. La battaglia per l'eguaglianza, cioè per la redistribuzione della ricchezza, la battaglia per la conservazione della natura, per la non distruzione della natura, e la battaglia per la socializzazione della ricchezza, della conoscenza, che è il punto fondamentale del potere oggi. Bene, mi sembra che questi elementi siano interessanti, utili da sviluppare. Ci vedremo nei prossimi giorni a Genova nelle manifestazioni, ci vedremo in Scozia per le manifestazioni sulla COP26 sul clima, e vanno costruite grandi manifestazioni. Permettetemi di chiudere questo incontro con un messaggio di profondissima solidarietà col popolo cubano che ancora oggi, di nuovo in un modo vergognoso, subisce una campagna e subisce il blocco economico in modi vergognosi da parte degli Stati Uniti. Il popolo cubano ha diritto di vivere in pace, ha diritto di vivere civilmente, ha diritto di scegliersi il proprio futuro senza che gli Stati Uniti cerchino di trasformare Cuba in un'altra Haiti. Perché questi sono i modelli che piacciono agli Stati Uniti. Situazioni disperate. Quindi grandissima solidarietà col popolo cubano, col governo cubano, che in questi giorni vivono giorni difficili. Ciao a tutte e tutte, grazie a Caterina, a Judith, grazie a Riccardo, ringraziamo Vittorio che non è più riuscito a connettersi e speriamo, ringraziando gli interpreti che ci hanno permesso questa comunicazione, questa connessione, e sperando che chi ci ha seguito abbia trovato la cosa interessante. Quindi grazie a tutti voi e grazie ancora agli interpreti per il lavoro che hanno fatto. Un applauso. Grazie e ciao a tutti e a tutte.